Ciao ragazzi e benvenuti in questo video super speciale. Sono stata invitata al Festival del Cinema di Venezia, ancora non posso crederci, parto domani e quindi oggi ci prepariamo assieme in questa shower routine appunto super speciale. E quello che faccio prima di un evento così importante, che questo sarà l'evento della vita, uno dei red carpet più importanti al mondo ragazzi, prima cosa da fare, andiamo a sbiancare i denti. Utilizzo questo kit di Smile Brilliant, questo è uno dei segreti dei miei denti bianchi e lui lo utilizzo da più di 10 anni, è fantastico, va lasciato in posa per almeno circa 45 minuti. Nel frattempo mi prendo cura dei miei capelli e vado a fare un trattamento super super ristrutturante bomba oggi, questo è l'Olaplex numero 0, lo applico dalla radice fino alle punte e come vedete va saturato bene, quindi vanno praticamente bagnati i capelli con il prodotto e poi va lasciato in posa per almeno 10 minuti, circa 10 minuti. Vado a raccogliere i capelli e lo lasciamo in posa, più o meno li abbiamo raccolti in modo decente. Poi andiamo a spinzettare le sopracciglia ragazzi, non so perché ma questa cosa l'ho sempre omessa da tutte le routine che ho fatto, ma importante, vado ovviamente a fare le sopracciglia prima di un evento importante in modo che siano perfette. Le mie sopracciglia, lo vedete, sono molto chiare, sono bionde e quindi ho sempre difficoltà perché non le vedo però insomma. Poi andiamo a, allora ragazzi, questo è un rasoio per il viso, questo appunto è piccolino proprio per il viso ed è della Brown e questo è un segreto ragazzi, se volete una base perfetta, un fondotinta invisibile applicato bene, effetto airbrush, ragazzi fidatevi di me, provate a radere il viso, anche perché è solo un mito il fatto che poi i peli ricrescano più forti, più duri, più scuri, più in fretta, non è vero, googlate se non mi credete, ne ho parlato già più volte, ma fatelo perché veramente la differenza nell'applicazione del fondotinta ragazzi è enorme. Poi sono passati 10 minuti e quindi procedo all'Olaplex, questo è il numero 3, li applico sempre appunto uno dopo l'altro, è un trattamento unico, non va risciacquato lo 0, va direttamente applicato il 3 sopra e vado anche qui a saturare bene i capelli, ne applico tanto in abbondanza e poi li rileghiamo e lasciamo in posa. Nel frattempo entro in doccia, vado ad utilizzare il Rose Quartz Facial Cleanser, il detergente di Freshly Cosmetics. Questo detergente è super super delicato, mi piace un sacco perché pulisce la pelle in profondità, previene le impurità, i punti neri, ma è molto molto delicato sulla mia pelle. E vado a massaggiarlo bene come al solito, insistendo sulla zona T perché ho la pelle grassa. Poi rasoio, altra parte che non so perché ho sempre omesso nelle routine, ma volevo essere super veritiera in questa routine. Vado a passare il rasoio ogni volta che faccio la doccia, sia sotto le ascelle che sulle gambe, soltanto fino al ginocchio, perché ragazzi dal ginocchio in su io non ho peli, sono tre, sono biondi, non si vedono, non ci sono. Poi shampoo e balsamo, questi sono della linea Premier Repair di Goran Wieler, adoro questi prodotti, sono super nutrienti per i capelli. E questa è la maschera, volevo farvi vedere la consistenza, è piuttosto densa e queste sono le maschere che preferisco perché appunto nutrono molto molto bene. E appunto andiamo a massaggiare lo shampoo, oggi ne faccio uno perché ho lavato i capelli 48 ore prima praticamente e quindi andiamo a massaggiare bene, non li lavo sempre così spesso, so che non dovrei, ma in estate per me è quasi inevitabile. Andiamo a sciacquare, è stranissimo rivedersi comunque mentre faccio la doccia. Ok, andiamo a strizzare per bene, ma comunque delicatamente, i capelli prima di applicare la maschera, perché è sempre appunto meglio che non siano troppo bagnati in modo che possa assorbire meglio. E andiamo a distribuire anche la nostra maschera per i capelli. Leghiamo i capelli sempre con la stessa molletta, così lasciamo in posa la nostra maschera. Nel frattempo vado a fare uno scrub per il corpo, questo a parte che è rosa ha anche un profumo buonissimo, è di Hello Body, appunto lo uso sempre in doccia e vado a massaggiarlo per bene su tutto il corpo. La doccia poi fa un po' impressione perché è fucsia fluo però lascia un buon profumo ed è comunque delicato, non è troppo aggressivo.
Poi, doccia schiuma che utilizzo questo della Palmolive o Palmolive, non so come lo pronunciate, l'ho sempre pronunciato Palmolive, non lo so, scrivetemelo nei commenti. Ed ha un profumo buonissimo, tra l'altro mi ricorda quando ero piccola questo doccia schiuma, quindi l'ho ritrovato ed è stato un po' un ritorno quando ero piccola dal profumo, così i profumi evocano ricordi, almeno a me tantissimo. Poi asciugamano rigorosamente in microfibra, ragazzi, sono i più delicati per i capelli. Quindi li consiglio. Sono passati oltre 45 minuti ormai, quindi vado a togliere lo sbiancamento. Come potete vedere, già si nota, i denti sono già molto più bianchi, ma l'effetto sarà più visibile tra 24 ore. E poi vado semplicemente a ripassare lo spazzolino per togliere l'eccesso di prodotto, anche se avevo già lavato i denti. Poi passiamo al Hyper Concentrate Eye Contour Serum di Freshly Cosmetics. Questo è un siero per il contorno occhi, super concentrato. È proprio un trattamento idratante appunto per il contorno occhi, ne basta una goccia proprio perché è così concentrato e vado ad applicarlo appunto picchiettando sempre molto delicatamente su tutto il contorno occhi, nell'angolo dell'occhio perché lì ho sempre più occhiaie e poi anche sulla palpebra superiore sotto il sopracciglio. Ne basta sempre appunto solo una gocciolina. E non vado mai a toccare l'applicatore con il viso, cioè non vado mai a toccare il viso con l'applicatore. Questo è molto importante per non andare a contaminare il prodotto all'interno in modo che rimanga sterile, pulito. Poi vado ad applicare il Blue Radiance Enzymatic Serum di Freshly Cosmetics. Questo è un siero esfoliante enzimatico notte, quindi lo applico sempre la sera. Esfolia la pelle e quindi elimina le cellule morte e accelera il rinnovamento cellulare. E vado a massaggiare per bene sia sul viso che come al solito anche sul collo e sul décolleté. Massaggio sempre la pelle verso l'alto, faccio un bel massaggio drenante e rilassante. Poi vado ad applicare l'Azelaic Radiance Face Treatment. Questo è un trattamento per il viso anti-imperfezioni. Io ho la pelle appunto mista, ho anche un brufoletto in questo momento che è uscito proprio nel momento più sbagliato, peggiore possibile, immaginabile prima di un red carpet e quindi appunto vado ad applicare questo trattamento sempre di Freshly Cosmetics perché previene e riduce i segni di acne, brufoli, punti neri e macchie. Poi andiamo a sciogliere insomma i nostri capelli che nel frattempo si sono un pochino asciugati e vado ad applicare il mio Hair Radiance Keratin Spray, anche questo di Freshly Cosmetics. Questo ragazzi è un super ristrutturante per i capelli, va applicato dopo averli lavati, quando i capelli sono ancora umidi. Come vedete mi concentro soprattutto sulle lunghezze sulle punte e appunto ha un effetto ristrutturante a base di cheratina che io consiglio in particolare se avete i capelli sfibrati o comunque colorati e secchi, noterete subito la differenza. E poi vado ad asciugare i capelli, tengo il phon sempre in alto in modo che il getto vada anche un po' a lisciarmeli, insomma, e tutti i baby hair siano appunto rivolti verso il basso, se capite quello che intendo. Ha un po' un effetto lisciante se lo tenete così in alto e questo è il risultato, ragazzi. Ho applicato solo il mio Keratin Spray di Freshly Cosmetics dopo averli lavati e questo è il risultato. È fenomenale. Poi vado a spazzolare i capelli, un'ultima spazzolata, e sono pronti, voilà! Adesso vado ad applicare questo Lip Balm di Fenty Beauty, è leggermente leggermente colorato, non si vede praticamente quasi, ma lo applico perché è super nutriente, sto adorando questo Lip Balm, ragazzi, provateli quelli di Fenty, sono veramente non solo idratanti ma super nutrienti ed emollienti, lasciano le labbra morbidissime. E poi ultima cosina, andiamo ad applicare, e questa è di Pixi Rose Body Balm, è una crema, potete applicare una qualsiasi crema per il corpo, vado ad aggiungerci qualche goccia del mio Chanel numero 5, questo ragazzi è un metodo infallibile per far durare il profumo tantissimo e mi piace moltissimo farlo perché poi il letto profuma tutto di profumo. E questo è quanto per il video di oggi, mia femmina, sono super emozionata per domani, naturalmente vi porterò con me, vi mando un bacio enorme, pronti per il nostro abbraccio che non può mai mancare, vi abbraccio forte 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 e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!